Bentornati amici e amiche del gameplay su Game Oversize. Io sono Tra90, stiamo sempre su Ghost Recon Wildlands, pronti a cominciare una nuova serie di missioni, ragazzi. Intanto non si è rotto sto tavolinetto, volevo spaccarlo in mille pezzi. Non so se mi conviene tenerlo a tre colpi sto fucile, comunque. Andiamo a riprendere i proiettili. Allora, ragazzi, abbiamo fatto la missione di Ramon Feliz, che come potete vedere era un boss secondario dell'influenza, e adesso andiamo proprio a combattere ancora il ramo dell'influenza. Andiamo a uccidere El Cido, un bucion di El Sueño. Allora, la sua missione, oddio, perché ho chiuso la mappa quando stava tutto su questa cazzo di mappa. Si ritrova qui, ragazzi. Seguite l'assistente fino al suo capo e scoprite quali sono i piani per il suo prossimo concerto a Malca. Ok. Prossimo concerto. Ragazzi, non so se abbiamo visto già un video suo. Possiamo andare a vedere, perché forse c'è il video nel dossier. Sì, vediamo. No, questo è di Perico, non ci interessa. È il dossier suo. El Cido, il poder de los muertos, il potere dei morti. Andiamo a vedere i briefing su lui. Se non ascoltate i Narco Corrido, siete delle mezze calzette e niente regali a Natale. Il Narco Corrido è il gangster rap del XXI secolo. I testi sono ruvidi, la musica è vietata e il vero spettacolo è lo swag. Quel bel maschione è El Cido, il corrido più famoso del mondo. Guadagna milioni di dollari ogni anno con i suoi dischi. Se non fosse così vicino al Santa Blanca, lo vorrei come padre dei miei figli. Questo macho caliente scrive e canta canzoni che narrano le gesta dei criminali del Santa Blanca, dalla Bolivia a Culiacan. El Cido, vero nome Marcelo Rios, non è cattivo, ma canta come se lo fosse. È in stretti rapporti coi pezzi grossi del Santa Blanca. La chiesa del cartello, la Santa Muerte, sponsorizza un tour promozionale e un concerto a Malca. El Cido solleverà il morale e diffonderà la buona novella del Santa Blanca. Possiamo mettere le mani su un membro esterno con contatti all'interno che ha tutto da perdere. Se facciamo rivoltare El Cido contro i suoi amici, ogni pubblico ministero dell'emisfero occidentale tesserà le nostre lodi. Catturatelo, ma con delicatezza, e non toccate la sua bellissima faccia. Faccia bella? Oddio, ha un bel fisico, ma guardandolo in faccia ogni volta non mi sembrava neanche una faccia per avere un quel fisico, non lo so, ragazzi, mi sembrava un cicciottello. Andiamo. Quindi toccherà andare a catturare il solcito, fargli un po' di pressioni e farlo ribellare. Allora, trova l'assistente dell'agente senza farti scoprire. No, porco cane, non importa. Così no, eh. Non può essere. Siamo già entrati in territorio nuovo? Sì, a voglia. Ora ci andiamo a scoprire pure tutta sta mappa. Questo dovrebbe essere una delle regioni più estreme, comunque, verso il confine con il Perù. Penso che la missione cominci da qui. Perché non riesco a fare le curve? Sto cazzo di sistema della guida che utilizza Ubisoft nei suoi giochi, cavolo. È orripilante. Importante. Allora, ci sono dei nemici. Non vedo cose rosse. Prendiamo sempre il drone per sicurezza, non si sa mai. Quella è la gente proprio. Non me lo segna come un
Non ha una guardia del corpo. Vedo un tizio che sembra l'assistente dell'agente di El Cido. Allora, come ci muoviamo? Rapirlo potrebbe allertare il suo capo. Lo pediniamo. Vediamo cosa fa e chi incontra. Non ci facciamo scoprire. Se ci becca, tutto è inutile. Ah. Aereo unità in avvicinamento. Giù. Come lo dobbiamo pedinare? Pedinarlo, proviamoci con la macchina sicuramente. Pronto ad andare. Ma guarda che pezzi di merda. L'hanno fatto girare proprio da sta parte. Oh, ma dai. Ma come ha fatto a vederci poi? Cioè, ma ce coprivamo, cioè, poteva essere chiunque, cavolo. Tanto potrebbe girare giù, lo sappiamo. Ma che è un bastardo! Sì, i ribelli li verranno a prendere. Non c'ho parole. Non c'ho parole sull'accaduto. Boh, vai, ma dai, ma come ha fatto a guardarmi, ma stava andando, che Cristo. Ah, è andato, svegliamoci, mo. No, dato mi ha visto. No, ragazzi, no, è impossibile. Ma che sta a fa? Ragazzi, ma che cazzo di missione di merda è? Vai. Vadi. Vuoi dire come ha fatto a vedermi prima? Troppo lontano, ma sai che sto vicino a 100 metri? Ma no, ho sbagliato. Oh, ma guarda te, Andiamo. Togli dal cazzo. No, non può finire così, no, ragazzi. Porca merda. Questi cazzi. Che vale. Fermato. È sceso dalla macchina. Un attimo. L'assistente si sta fermando nel grosso edificio. Forse l'agente deve vedersi qui col contatto del cartello. Intercettiamo la conversazione. Dici che avremo spazio di manovra lì dentro? Manderemo un drone a registrare l'incontro. Non voglio rischiare che ci scoprano. Dove sta? Azione, non lo vedo. Bersaglio marcato, ma c'è un civile vicino. Attento todos. Giù, ti scopriranno. Che passa? Hai movimento? Hai alguien? Mettanselas hasta dentro, cabrone! Bersaglio marcato, occhio a dove sparate. Bersaglio marcato e un po' vicino ai civili. Madonna, ma come fa a registrare col drone? Nada, niente, è impossibile, raga. Impossible. Però almeno adesso sappiamo dove cazzo sta. Un posto davvero ben. Un attimo. Ti scoprirà. Il drone è partito. Sta comunque da sta parte. Giù, ti stai facendo scoprire. Sono in allerta.
nemico a terra. Ma come? Sto scoperto da chi? Da chi sto aspettando solo? Questo registra un cazzo. La buona novella del Santa Blanca. E Cido non deve avere paura dei cartelli rivali della dea. Porco. L'abbiamo fatta anche prima, è arrivata a zero. È la libertà di non essere d'accordo con Dio. Sono fallita. Bene, per l'800esima volta, ragazzi, risto qui. Attivo il drone. A provare a fare sta cazzo di missione. Torniamo al lavoro. Ok, faremo la nostra parte. È il movimento alterato dei Boa Bolivia. Il furgone pubblicitario è pronto e carico. Non ti preoccupare. E tenga un buon dia. Abbiamo quello che ci serve, andiamo. Oh. Bowman, abbiamo seguito l'agente di El Cido a un... Madonna. L'agente del cartello voleva che diffondesse materiale promozionale. C'è un furgone pubblicitario che girerà in questa parte della Bolivia. El Cido è importante per consolidare la loro influenza. Il furgone serve solo per la propaganda. Quindi distruggiamo il furgone. Olta ama far saltare le cose. Non possiamo solo farlo saltare. Ci deve essere un magazzino pieno di materiale promozionale. Cambiamo il furgone con uno pieno di C4. Ne farò preparare uno identico dagli uomini di Pak Katari. Quando il furgone tornerà al magazzino carico di esplosivi, lo faremo saltare. Mi sembra rischioso. Abbiamo già un furgone? Ci penso io. Voi rubate il furgone pubblicitario. Tenete le orecchie aperte. Magari c'è dell'altro che possiamo fare per minare l'influenza del cartello. Ok, ci occupiamo del furgone. Ok. Mi dispiace davvero, ma devo prendere la tua. Andare a rubare un cazzo di furgone. Vediamo quanto ci metteremo. Abbiamo adesso. Abbiamo trovato il magazzino con le attrezzature per il concerto di El Cido. Usiamo il furgone promozionale del concerto per distruggerle. Non dovete fare altro che rubarlo. Auto, facile, fuori. No? Facile, no? Facile. Facciamo il viaggio rapido qua, almeno. Ci vediamo 13.000 chilometri. Ragazzi, una missione più frustrante non l'ho mai vista, mamma mia! Nemmeno quando gioca a Dark Souls che c'hai un miliardo di anime e non vedi un cazzo di burone e cadi come un deficiente, ecco, questo... Ma è più frustrante questa è stata, guarda! Una cosa assurda! Un attimo, guido io! Presto, autista. Che non mi segna la mappa sta lì, boh, vabbè. Perché non l'ho segnato io. Facile la cosa, eh. Dad, attenzione. Cerchiamo di non farcelo, oddio, qua, mamma mia. Questa piccola base dell'unità, mamma mia. Una palla assurda. Cerchiamo di non dargli fastidio. Non cominciare una cazzo di battaglia con l'unità. Allora, qua ci dicono di trovare il furgone senza farci scoprire. Detto una missione stealth. Ancora, continuano un momento, ci sono nemici nell'area. C'è un sicario. Ditemi quello. Dove guardare. Nei pressi del posto di blocco. Quello è solo e muore subito. Occhi sul bersaglio. Ho perso il bersaglio. Riusciamo a questo vedere è l'hangar dove è parcheggiato il camion. Teniamo giù la testa e rubiamolo prima che il cartello si accorga che gli stiamo rovinando la festa. Vedo il furgone pubblicitario. Bowman vuole che lo rubiamo e lo scambiamo con uno che esploderà alla consegna. L'obiettivo è distruggere il magazzino con tutto il materiale promozionale. Non facciamoci vedere e sbrighiamoci. Se intanto ammazziamo questo, per me è meglio. Se non riesci a ammirarlo, porco di sé. Uccisione. Ce lo devo fare io, vabbè. Okay, ancora tutto bene. Ditemi che ho fatto tutto io, voi non fate più un cazzo. Oh, eccoli, finalmente. Riusciamo a marcarli?
qua dentro, lo so che stai qua dentro. Siamo quello. Bersaglio acquisito, in attesa. Bersaglio KO. Vediamo esce qualcuno che col drone non abbiamo visto. Dovrebbe essere abbastanza facile la questione. Guardate qua, io mi prendo un paio di CD. Puoi comprare i suoi MP3 online. Questo è gratis. Parliamo dopo di musica. Che ci hanno visto. Zitti, che ci hanno visto. Punto d'incontro e torniamo con l'altro furgone prima che se ne accorga qualcuno. Ma c'è il tempo, bene. Un camion inguidabile, poco tempo a disposizione, dai. Per fortuna la distanza è breve, non... 500 metri, dai. 200. C'è la strada qua. Vedete che fa gli scambi su per sta stronzata. Guarda ragazzi, sto pasto là. Presto, scambiamo i furgoni e torniamo indietro. Sì, dove sta l'altro furgone? Che pedo? Ecco, si sta muovendo ahí. Che eroio, amico? Vuoi scambiare furgone? Lo spagnolo lo parli male quasi quanto la tua lingua. Ecco il furgone. Il C4 è innescato e i nostri bombaroli sono stati addestrati dai comunisti. Quindi attenzione alle curve. Merda, lo guidi tu? Col cazzo, me la sono quasi fatta sotto portandolo qui. Buona fortuna, Yankee. Ah, ma il tempo continua, ecco perché era così tanto il tempo. Allora, ciao ragazzi, sì. Non è che ci esplode su e sotto i piedi questo. Via, ci vediamo lì. 50 secondi, 52, 51. Quanto ci abbiamo messo? Siamo in tempo. E visto che abbiamo scambiato un carico di CD con un carico di C4, preferirei che ci andassi piano con quelle curve. Non ti hanno mai spiegato come guidare un furgone pieno di esplosivi sulle strade di campagna? Madonna. Ma si esplode veramente, ma vaffanculo. Cerchiamo di lasciarla sempre... passando di qua. Abbiamo testato la zona, quindi. Vai. Ah. Perfetto. Ben fatto, gente. Abbiamo scambiato i furgoni senza saltare in aria. Per fortuna. Possiamo dire missione compiuta. Non ci ha sbloccato la missione dopo, però. Possiamo andare? No. Ah, ecco. Ci ha risbloccato i cosi, ragazzi. Come si chiama? Le informations. Le information per le altre missions. Adesso qua.
facciamo prima almeno. Ci dovrebbero sta poche guardie che già ci hanno visto. Che belle caprette. Bersaglio abbattuto. Prendiamo pure questo, non si sa mai. Segniamo le medaglie. Vedo un capitano. Ed eccoci qua. Perché lasciare dei documenti così importanti, così incostruiti qua fuori? Pare che il Cido terrà un piccolo concerto in un villaggio chiamato Umamarca. Bowman, abbiamo scoperto che il Cido sta per tenere un concerto in un posto a Umamarca. Lo spettacolo si chiama Pachangon Boliviano. Mi piacerebbe andarci. Ma poi? Come si dice? O andiamo a prendere direttamente le altre o andiamo a fare missione. Di andare a fare missione adesso, raga. Dobbiamo bloccare il concerto. Andate sul posto e fategli chiudere i battenti. Se non se ne accorga, la vedo un po' difficilotta, eh? E che la gente se ne accorga. Ci sentiamo. Ci sono un sacco. Però. Abbiamo scoperto che il concerto di El Cido si terrà. Mettiamo qua qualche bomba. Attenzione ai civili. Dobbiamo annullare lo show. Introducetevi e devastate tutto. Dobbiamo solo sta attenti ai civili, ragazzi. Ora sono deciso se paracadutarmici sopra o sparare con l'elicottero. Bene, possiamo accendere e spegnere le lucette. Forse abbiamo dato già troppo nell'occhio. Il posto del concerto è più avanti. Troviamo il modo di impedire a El Cido di suonare. Vogliamo bruciare tutto? Calma, piroma. Cerchiamo qualcosa che dia meno nell'occhio. Un momento. Alzo i rinforzi. Che cazzo? Sa che ho dato un po' troppo nell'occhio, eh. A terra. Non ce l'ho scoperto, troia. Vediamo se usiamo il cecchino. Ok. Oh cazzo, granaten. Ma da dove, oh? È un cazzo di elicottero pure. Devo trovare una. L'ho ferito, ma non è morto. Comunque dobbiamo trovare una zona un po' più coperta. Facciamo qua fuori il cecchino perché è un pezzo di merda. Ok. No, da quella parte stiamo coperti. Se me lo sta lanciando sto bombo, però devo capirlo. Cazzo, cecchino! Merda, uomo a terra! Senti. Stiamo crepando male. Attento pure te. Tante cose da discutere. Oh! Rimuoviamo un po' sto cazzo di. Madonna. Meglio non mettere più i tre colpi automatici, ragazzi. Ah, io colpo singolo l'avevo messo. Forse è meglio mettere tre. Siamo più tranquilli, mi sa.
tutto, prima o poi finiranno. Facciamo muoverci. Ma dove cazzo stanno cose da te? Sto bordello per rompere tre casse, cioè sta questo capo e annulla un concerto, quello che abbiamo già fatto. Bah, che missions idiote, raga, veramente missions idiote, delle missioni che più idiote non si può così. Quella anche scappa, qui scappi, non può applicare, mi sembra logico. L'elicottero per affrontarlo tocca andare a prendermi delle ciclista. Non abbiamo tanta scelta. Guarda questo che stava là dentro. Cazzo, chi l'aveva visto? L'arma loro e dai, niente ragazzi, niente, sto gioco in questo episodio, ragazzi, ha deciso di rendermi la vita difficile. Cavolo, è andato giù, doveva scendere, schifosi, mamma mia ragazzi, mamma mia, possiamo chiudere qui questo episodio, ragazzi, alquanto frustrante, raga, mamma mia, mi ha innervosito tantissimo. Nel prossimo episodio andremo a completare le missioni per uccidere il cantante dei poveri qua, il cantante che spaccia, che spaccia indottrinamenti verso, ciao, il Santa Blanca. Io vi ricordo di lasciare condividere il video e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Ghost Recon. Ciao raga.